Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it. Pronto? Museo del calcolatore di Prato. Chi? Chi è? Massimo, ti vuole al telefono un omone di Atariteca. Chi è? Vieni al telefono, ti vuole un omone di Atariteca. Chi è al telefono? Io ho un gruppo. Mi spieghi chi è che mi vuole al telefono? Ma non so chi è, un certo omone di Atariteca. Ciao, ciao maestro. No, no, sì, certo, siamo molto impegnati, ma dimmi, dimmi. Ma guarda, in questo momento... lo sai, uno del museo del calcolatore abbiamo un sacco di impegni, c'è hardware memories da portare avanti, ci sono le visite, stavo facendo una visita proprio ora. Ma se hai bisogno, dimmi. Hai bisogno di un'introduzione per Howard Scott Warshaw? Sì, ma... Ah, per i predatori e l'arca perduta? Ah, ok. Ma guarda, non c'è problemi, dammi tempo, mi ritaglio quei 5 minuti e poi per Telegram ti mando l'introduzione, va bene? Vai, ciao, 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 ciao. Cavolo, ora bisogna riaprire il bunker dell'Atari. Nicoletta, mi devi fare un piacere, dobbiamo aprire il bunker dell'Atari, quello con i 3 milioni e mezzo di cartucce che abbiamo raccolto di ET, dobbiamo preparare questa introduzione, quindi... Mi devi trovare un Atari 2600, quello gold, brava, se cortesemente me lo attacchi al generatore generale e poi attacchiamo la cartuccia. Vai! Strateca, eccoci di nuovo tornati alla biografia di Howard Scott Warshaw. Quarta puntata, quarta Strateca estiva, monografia, immersi mani e piedi. Mi dicono puntate molto lunghe, ma sappiate che questo non è il format abituale di Atariteca, questa è l'Extrateca, quindi mi sbizzarrisco. Le puntate standard, di solito mi sforzo tantissimo di farle rientrare nei 20 minuti. Spesso inutilmente, ma insomma mi sforzo. Come detto prima, siamo alle prese con la biografia di Howard Scott Warshaw, presa a piene mani dal suo libro autobiografico Once Upon Atari, e siamo quindi arrivati alla lavorazione del videogioco dei Predatori dell'Arca Perduta. Intanto ringrazio Massimo Belardi, grazie Massimo, dal Museo del Calcolatore di Prato, che mi ha fatto questa splendida introduzione, un po' improvvisata ma ad effetto. Grazie Massimo. Non ci provare a disarticolare la puntata. No, scherzando. Il Museo del Calcolatore di Prato è in via Aiale al numero 15, ovviamente a Prato. Telefono 340-969-7804. Se avrete fortuna vi risponderà il buon Massimo, qualcuno del suo staff, e saranno sempre pronti a portarvi in giro e a farvi vedere tutta l'esposizione presente in loco. Per avere maggiori informazioni il sito è www.museodelcalcolatore.it.
Mi raccomando, non è mai tardi per farsi una cultura e al Museo del Calcolatore di Prato c'è tutto quanto il necessario per farsela. Non dimentichiamo poi il podcast Hardware Memories, sempre a conduzione del buon Belardi. Buonasera a tutti e tutte e bentornati ad Hardware Memories. Ospita in ogni puntata dei personaggi di rilievo del panorama retroludico e non. Cercatelo su Spotify, non rimarrete insoddisfatti. E chi non ha un account craccato su Spotify è pregato di votare Atariteca Podcast. Basta cercarlo attraverso l'app sul vostro smartphone e selezionarlo e poi tapparlo per dargli una votazione. Ma badate bene, dovete avere un account standard o voi di Android. Arriva poi un invito caloroso ad unirsi al gruppo Telegram dei Vintage People, il gruppo degli ascoltatori di Atariteca e anche degli spettatori dei Vintage People, che ricordo i Vintage People sono in pausa estiva ma ritorneranno su YouTube a settembre. Mentre noi ascoltatori ataritecari e anche di Arcade Story e anche di Federico Gori e anche di Blizzcast e del cugino Emiliano siamo nel gruppo Telegram dei Vintage People, unitevi a quel gruppo se volete contattarci. Infine un grazie caloroso ai supporter su Ko-fi, è grazie a loro che Atariteca si può aggiornare. Ho fatto questo recente upgrade con il microfono e l'amplificatore di cui sono orgogliosissimo e lo devo solo a loro. Grazie ragazzi che vi fermate per poter contribuire a questo oratore del retro gaming. E adesso partiamo, dai, bisogna far schioccare la frusta, eh? Abbiamo i predatori dell'arca perduta di cui parlare, dai! Nell'economia dei videogiochi di Howard Scott Warshaw, I Predatori dell'Arca Perduta è il gioco dimenticato. Nella famigerata triade da milioni di vendite, Raiders of the Lost Ark è sicuramente il figlio di mezzo trascurato. Ma badate bene, nonostante sia condannato a questo strano oblio, è stata una svolta molto brusca per la carriera di Howard. Mentre Yars Revenge era un gioco per occhi ed orecchie, Raiders è un gioco per la mente. Il punto è che invece di un sovraccarico sensoriale, Howard vuole che Raiders sembri il gioco più grande che un giocatore di VCS possa mai immaginare. Sul momento è stata la sua impresa più ambiziosa. Dopo sarebbe arrivato E.T. a usurpare quel titolo, obviously. La sua lavorazione inizia nel tumulto intorno al rilascio di Yars Revenge e si conclude proprio all'inizio del progetto di E.T. Per Warshaw, I Predatori dell'Arca Perduta è interessante perché è il passaggio dall'azione all'avventura. C'è un'enorme differenza tra creare giochi d'azione e giochi di avventura. Il creatore di un videogioco d'azione può avere la stessa esperienza di gioco di qualsiasi altro giocatore. Con i videogiochi di avventura questo non è possibile, perché quel tipo di giochi riguardano i segreti e gli enigmi. Se si conoscono già i segreti, come si può valutare il livello di sfida del proprio gioco? Non si può. La virginità intellettuale per giudicare è perduta e non si può tornare indietro. Per questo motivo Raiders svela allo stesso Warshaw la sua preferenza per la progettazione di videogiochi d'azione. A lui piace il feedback immediato, il gioco d'azione lo puoi sentire in prima persona, stabilisci un feeling con esso e puoi regolarlo in modo appropriato di conseguenza. Il design del gioco di avventura invece lo frustra perché non riesce a sentire quel feeling. Deve calibrarlo alla cieca o al limite guardare le reazioni degli altri mentre lo giocano. Per lui è una vera sofferenza. Oh. E parlando di dolore, proprio per I Predatori dell'Arca Perduta, sente un'enorme pressione. Questo per due motivi, entrambi ovviamente autoimposti. Anzitutto, Raiders sarebbe stato il secondo videogioco di avventura di Atari, e del mondo quindi a quel tempo. Il primo gioco di quel tipo, Adventure di Warren Robinet, di cui vi ho già parlato nella puntata 31, vi ricordate? Andatela a recuperare. Era conseguenza dell'uscita di Ready Player 2.
Dicevamo, Adventure è un capolavoro e definisce il genere. Warren ha fatto impazzire i giocatori creando una vera killer app per VCS. Per essere all'altezza, Howard deve dare un contributo significativo al genere, o verrebbe liquidato come un imitatore di bassa lega. La seconda fonte di pressione deriva dal successo stesso di Yard's Revenge. Fare Yard's è stato estremamente validante e gratificante. Lui è contento, ma se fosse stato solo un caso? E se Yards fosse il massimo che sarà mai in grado di fare nella sua carriera? È stata solo fortuna? Queste e mille altre domande lo perseguitano durante la sua fase di sviluppo. Quel che è certo è che Howard è un innovatore per natura, raramente segue le regole, e se lo fa è perché ne ha inventate di nuove tutte sue. E c'è una regola che sta violando nel videogioco dei Predatori: la legge di Nolan. Tramandata dallo stesso Nolan Bushnell, è il principio fondamentale del design dei videogiochi di Atari. E afferma: i migliori giochi sono facili da far imparare e difficili da padroneggiare. Dovrebbero dare soddisfazione al primo quarto di dollaro e anche al centesimo quarto di dollaro. Questa ovviamente è un'ottima regola per i coin-op, ma non crede che si possa applicare anche ai videogiochi casalinghi. Ed ecco perché. Partiamo dal presupposto che se inizialmente si può chiedere di più a un giocatore, ci si può anche permettere di creare un videogioco più profondo, che offra una giocabilità più lunga e una maggiore soddisfazione. I giocatori di coin-op possono andarsene dopo aver inserito due o tre quarti di dollaro, ok? Ma i giocatori casalinghi, quelli hanno già pagato in anticipo un sacco di quei quartini al momento dell'acquisto. A questo tipo di giocatore si può chiedere di più, perché sono ben motivati a gratificare tutti quei soldi spesi inizialmente. Oltre alla regola di Nolan, il videogioco dei Predatori infrange anche altre convenzioni. Ad esempio, usa due controller per un solo giocatore. Usa due joystick, ed è una cosa strana, ma crea la possibilità di un complesso controllo dell'inventario e aggiunge una nuova dimensione al gioco. È una decisione ponderata ed intenzionale, e Howard la segnala nel manuale, rendendolo di fatto indispensabile ai fini della risoluzione del gioco. Qualche giocatore infatti non la prende bene, perché essere costretti a guardare il manuale per capire come giocare a un videogioco... Ma altri ci lavorano sopra e si godono qualcosa di originale e nuovo. È stata una buona scelta? Ma... Fatto sta che I Predatori dell'Arca Perduta vende più di 1 milione di copie. Ma se non avesse avuto il controllo a due joystick, ne avrebbe vendute 3 o 4 milioni? Spesso vorrei che la vita avesse la possibilità di riavvolgersi in modo da essere rivissuta. Howard opta anche per il punteggio grafico. Gli piace l'idea di poter vedere in tempo reale come si sta procedendo con il gioco, ma mancava la chiarezza nella definizione del punteggio e il giocatore non può mai effettivamente raggiungere l'arca, quindi di questo se ne pente. Ed è la prima cosa che cambierebbe se potesse tornare indietro. Un'altra cosa degna di nota è che Raiders è il gioco per il quale si è perfettamente equipaggiato. Howard decide che sarebbe stato bello entrare nel personaggio e va in giro con frusta e cappello per i corridoi di Atari, facendo schioccare la frusta fortissimo e divertendosi anche un mondo. Con questa frusta lunga 3 metri si esercita finché non riesce a farla schioccare senza ferirsi, e quando riesce a fare uno schiocco di quelli buoni è incredibilmente forte, è come uno sparo. Di tanto in tanto si prende delle pause dalla programmazione e vaga per i corridoi con il fedora e la frusta. Così, come potevi capire che Todd Fry era in giro dal rumore delle pedate che faceva sui muri, ascoltate la puntata numero 17 dedicata a Pac-Man per delucidazioni. Allo stesso modo sapevi quando Howard gironzolava dal rumore degli schiocchi della frusta. Di tanto in tanto individua i volti familiari degli addetti al marketing, cammina dietro di loro e li sorprende con uno schiocco di quelli buoni. I dirigenti del dipartimento sopportano il disagio di buon grado, trovandosi regolarmente in imbarazzo quando lo devono spiegare a visitatori esterni. Spiegare quello strano odore di corda bruciata nell'aria è un po' difficile.
Un giorno Howard se ne va in giro calato nel personaggio. E decide di entrare in un laboratorio a caso, così. Ecco, dentro ci trova una troupe televisiva che sta girando uno speciale per il telegiornale della sera. Questo tipo di cose accadono occasionalmente in Atari e non appena lo vedono arrivare con una frusta in mano, ovviamente la telecamera si gira verso di lui e l'intervistatore si avvicina, microfono alla mano, e gli chiede: «Oh, ma è una frusta vera?» «Sì», risponde Howard. «E per fare cosa?» Howard la alza in modo che la telecamera la possa inquadrare per bene e dice l'unica cosa a cui riesce a pensare in quel momento. «Questo è per il reparto ricerca e sviluppo, perché qui da noi ricerca e sviluppo significa ricerca e disciplina!» I predatori dell'arca perduta ha due firme dell'autore come easter egg al suo interno. A un certo punto si può trovare una scritta HSW2, il che indica le sue iniziali e il fatto che sia il suo secondo gioco. E in un'altra posizione c'è anche uno Yar che vola sullo schermo. Da quel gioco in avanti, Howard decide che ogni gioco che produrrà conterrà al suo interno il personaggio principale di tutti i suoi giochi precedenti. È la fine dell'estate del 1981 quando comincia a lavorarci. Per Howard Scott Warshaw è una fantastica giornata. Si alza presto, prende una cartuccia di Yar's Revenge e si precipita all'aeroporto. La missione? Volare ai Warner Studios di Los Angeles per un incontro con Spielberg alle 9:30 di mattina. È fondamentale un incontro per discutere la possibilità di fare la prima conversione da film a videogioco nella storia. Il film da convertire, ovviamente, è I Predatori dell'Arca Perduta. Un bel film, e altrettanto una bella sfida per il VCS. Prende la valigia e parte di volata! Mentre il taxi si fa strada nel traffico mattutino di Los Angeles, lui è raggiante. Ricorda di aver guardato Duel per la prima volta e di aver pensato: «Wow, ma che bel modo di raccontare una storia!» Ricorda di aver versato in terra i popcorn quando la faccia del morto galleggiante appare bene in vista nello squalo. Incontri ravvicinati poi lo aveva riempito di meraviglia, sogni, visioni e idee di ogni genere. Gli è venuta la pelle d'oca quando hanno suonato quei 5 toni per gli alieni, no? Eh sì, Steven Spielberg non fa solo film. Crea momenti significativi nella sua vita. È uno dei suoi eroi e adesso sta andando a incontrarlo. La guardia al cancello ha davvero il suo nome sulla lista. Gli dà un bel sorriso e le indicazioni. Si dirige verso l'ufficio di Spielberg e alle 9:25 è già lì. Si ricompone, fa un respiro profondo e apre la porta. È in perfetto orario. Gli viene incontro l'assistente di Spielberg. Hello. Ciao, sono Howard Scott Warshaw e sono qui per incontrare... Salve, signor Warshaw. La sua riunione è stata spostata alle 3:30 di questo pomeriggio. Sul serio? Sì. Ma io sono volato qui da San José per questo incontro. Sono sicuro che il signor Spielberg non vede l'ora di parlare con lei, ma intanto dovrà aspettare. Onestamente, Howard è un po' seccato. Alla fine non aveva un gran bisogno di alzarsi a mezzanotte per prendere un volo e un taxi che gli avrebbero permesso di arrivare giusto in tempo per andarsene in giro senza fare niente per 6 ore. Ma la sua irritazione non dura a lungo. Lui è un ottimista e... Ma sapete la differenza tra un ottimista e un pessimista? L'ottimista crede che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista invece teme che sia vero. Almeno questo è quello che ha detto Robert Oppenheimer. E lui, cazzo, ha inventato la bomba atomica, quindi voglio dire. La prima cosa che deve fare comunque è cambiare il suo volo di ritorno. E guarda caso ha proprio di fronte a sé l'assistente di Spielberg. Senta lei, ma non è che potrebbe cambiare il mio volo per me? Certamente, mi dia i biglietti. Oh, che figata! Ora ha solo 6 ore libere da ammazzare. Che può fare? Gli viene in mente che si trova nel mezzo degli studi della Warner Brothers.
e si dà il caso che sia un grande fan del cinema e della televisione. Va bene se gironzolo un po' in giro per gli studi mentre aspetto? Ma certo, faccia pure! È incredibile, ma è tutto vero. Può passare una giornata vagabondando senza scorta in un importante studio cinematografico barra televisivo e poi chiacchiererà piacevolmente con Spielberg. Questo è veramente il migliore dei mondi possibili. È delirio puro, cazzo. Comincia a vagare per gli studi facendo qualsiasi cosa gli viene in mente di fare. Entra ed esce dai teatri di posa, vaga per i lotti secondari, passa sui marciapiedi delle vecchie strade di New York e anche attraverso una città del vecchio West. Resta ai margini di diversi set all'aperto per un po'. L'unica cosa che non fa è entrare in qualsiasi porta con sopra una luce rossa lampeggiante. Mentre si avvicina l'ora di pranzo, nota orde di tizi stranamente agghindati che si muovono tutti nella stessa direzione. Li segue e finisce con loro allo spaccio, dove mangia in compagnia di alieni, sceriffi, clown, cavalieri in armatura scintillante e la qualsiasi. Dopo pranzo continua a girovagare. Passa un tram del tour degli studi e sente dei turisti parlottare riguardo a lui. Oh, ma lui è qualcuno di famoso. Oh, ma lo conosci? No, probabilmente è solo una comparsa. O forse è un dirigente. Si imbatte in un enorme edificio con una porta non custodita. La luce rossa è spenta e la porta è leggermente socchiusa. È praticamente un invito a entrare. Dentro c'è uno degli interni più grandi che abbia mai visto. Vaga in giro, oltrepassa un sipario e scopre di essere su un set. La parete di fondo è dipinta in stile tropicale. Intorno ci sono luci e macchine del vento e c'è anche un graticcio fiorito. Accidenti! Sono sul set di Fantasy Island! È uno dei suoi programmi preferiti e ora ci sta proprio dentro. Vabbè, più o meno. Ma quanto è perfetto tutto questo? Sta vivendo una giornata fantastica e finisce su Fantasy Island. Mentre guarda più da vicino, capisce che tutti i fiori che lo circondano sono di plastica. Eppure sembravano così belli in TV. Prima di andarsene ne ruba uno. Non una volta in 6 ore qualcuno lo ferma o gli fa domande. È perfetto. Con l'avvicinarsi dell'ora stabilita, torna nell'ufficio di Spielberg. Mentre si avvicina, il suo cuore batte un po' più velocemente a ogni passo. È questa? È l'ora di Spielberg. Apre la porta e l'assistente lo fa entrare per l'evento principale. E eccolo lì! C'è Steven Spielberg che gli sta stringendo la mano. Sembra proprio lui. Non ci credo. No, no, è finto. Lui e Steven passano un po' di tempo chiacchierando piacevolmente. Dopotutto sono entrambi ragazzi di periferia con la necessità di creare. Anche Steven ha l'occhio del bambino, incontaminato e profondamente in contatto con le meraviglie del mondo. I loro bambini interiori vanno d'accordo amorevolmente. Howard però è un vero fanboy. E gli dice quanto significhi per lui incontri ravvicinati. Spielberg gli dice che sta iniziando la produzione di un altro film, con un simpatico personaggio venuto dallo spazio. Interessante notizia, vero Howard? Parlano un po'. Howard tira fuori la sua cartuccia e giocano a Yars insieme. Sta andando tutto bene e sembra che gli piaccia il suo lavoro. Poi, così all'improvviso, decide che è il momento di condividere un pensiero con Spielberg. E gli dice... Steven, senti, ho un'interessante teoria su come tu stesso sia effettivamente un alieno. Ti piacerebbe sentirla? Lui sorride. Certo, sentiamo un po'. Glielo spiega. Ecco, pensavo che quando arriveranno gli alieni, non si presenteranno semplicemente in un'astronave e diranno eccoci qua. Penso che sia più probabile che siano già qui tra noi. Se sono abbastanza intelligenti da trovarci e avvicinarci, sì, probabilmente sono abbastanza intelligenti da fare prima un po' di ricognizione e preparazione, no? Quindi immagino che avranno una squadra avanzata il cui compito è preparare i terrestri alla grande notizia, per permettere una transizione più agevole, capisci Steven? Questa squadra avrà due componenti, la produzione e il marketing, no? La produzione crea media favorevoli all'immagine aliena, molto più favorevoli di quanto abbiamo tradizionalmente visto fino ad ora.
Il gruppo marketing invece si assicura che questi nuovi messaggi vengano visti in tutto il mondo, dal pubblico più ampio possibile. Dopo un film come Incontri ravvicinati, immagino che tu sia nella produzione. E ovviamente il marketing sta facendo un lavoro straordinario dal momento che il tuo film è stato visto in tutto il mondo e in tutte le lingue. Quindi voglio solo cogliere questa opportunità per dirti: gran lavoro, Steven, sei un grande. Spielberg non gli dà molti feedback sul momento, ma almeno non lo caccia via dall'ufficio. È un buon segno. Continuano a parlare, giocare e fanno brainstorming per un po'. Poi giunge il momento per Howard di prendere il taxi per tornare all'aeroporto per il suo volo posticipato. È stata una giornata perfetta. Ha esplorato uno studio importante, ha mangiato al suo spaccio, è stato scambiato per un dirigente e per finire non solo riesce a incontrare il suo eroe, ma è riuscito anche a guadagnarsi la sua fiducia. Recupera il suo souvenir di Fantasy Island dal fondo della tasca. Tenendolo sotto il naso, ne assaggia il delicato aroma. Nessun fiore di plastica ha mai avuto un profumo così dolce. Di ritorno in Atari, il giorno successivo, viene informato che il suo prossimo progetto sarà davvero i predatori dell'arca perduta. Probabilmente la sua teoria sugli alieni è piaciuta a Steven. Mesi dopo, Spielberg ne parlerà durante un'intervista e la rivista Games chiamerà Howard per avere conferma dello scoop. Howard ovviamente conferma la storia e finisce per ricevere una citazione nel mensile per aver definito Spielberg un alieno. Quello fu il suo primo incontro con Steven Spielberg. Nel giugno 1982 Howard e Spielberg si incontrano di nuovo al Consumer Electronic Show di Chicago e lui ha un nastro da fargli vedere. Sta per completare il gioco dei predatori dell'arca perduta e Atari ha bisogno di un modo per mostrare i progressi a Spielberg proprio a Chicago. Howard poteva semplicemente giocarlo davanti a lui, ma pensa che sarebbe stato meglio fare un demo tape che potesse servire anche ad altri scopi promozionali. I dirigenti acconsentono e lo mandano in uno studio di registrazione video per realizzare la demo. Avete mai fatto qualcosa di assolutamente perfetto? Esattamente al momento giusto? Ecco, Howard Scott Warshaw l'ha fatto. Solo una volta, in quello studio. Lo hanno fatto sedere, gli hanno messo un microfono davanti, hanno registrato e lui ha giocato e narrato l'intero gioco in modo impeccabile. Non era mai successo in nessuna delle sue demo, né prima né dopo. È un momento magico, un meraviglioso one take, no? Di quelli che succedono solo una volta. Vengono aggiunti solo alcuni effetti speciali, creato un master e stop, finita lì. A proposito, il tempo di esecuzione totale della demo è di 12 minuti e 27 secondi. Da quando Howard lascia quello studio a Sunnyvale fino a quando incontra Steven a Chicago, il nastro non lo abbandonerà mai. Lui vuole assistere. Non esiste nessun modo per cui Howard si possa perdere la reaction di Spielberg. Non sta solo incontrando il suo eroe, sta lavorando con e per lui. Una cosa è incontrare il tuo idolo, no? E un'altra è fargli valutare il tuo lavoro. E un'altra cosa ancora è quando il tuo eroe valuta il tuo lavoro che è un derivato del suo lavoro. Cioè, questo è il massimo per lui, purché ovviamente gli piaccia. Finalmente arriva il momento. Lui è lì, nell'enorme stand Atari con una TV, un videoregistratore e Steven Spielberg. Yeah, baby! Inserisce il nastro e preme play. Spielberg lo guarda a fondo e con attenzione. Non si muove per tutti i 12 minuti e 27 secondi. Howard lo sa, perché lo ha fissato per tutti quei 12 minuti e 27 secondi. Alla fine Steven ci pensa un po', elabora. Poi lo guarda e dice: è davvero fantastico, Howard. Sembra proprio un film. È un'esplosione di gioia.
Steven Spielberg pensa che il demo tape del videogioco per il suo film sembri un film. Alla grande, Howard! Alla fine, Raiders è stato 10 mesi di intenso sviluppo e sforzi. Ci sono state distrazioni, ci sono stati conflitti, ore interminabili e scelte difficili lungo tutto il percorso. Ci sono sicuramente alcune stranezze, ma non c'è niente di profondamente sbagliato in quel gioco. E alla fine, infatti, è un successo. Adesso però rispondi al telefono, Howard. Kassar sta chiamando, è importante. Hello. Quarta estrateca finita! Raiders of the Lost Ark sviscerato a dovere. In questa calda, afosa estate, le ultime raccomandazioni sono sempre le stesse. Votate Atariteca Podcast su Spotify tramite la app sul telefonino. Ovviamente un'app che non deve essere craccata, sennò quella non vi fa votare i podcast. Un grandissimo ringraziamento ancora una volta al Museo del Calcolatore di Prato e in particolar modo a Massimo Belardi, che si dà un grande affare per sostenere tutta l'iniziativa sulle sue possenti spalle. Se eravamo in Atariteca avrei fatto scoppiare un petardo. Lo so, però sappiamo che Atariteca è un podcast che viene da una lunga tradizione, non di è petardi, di petardi scoppiati. No, come vi ho detto prima, ho lasciato i contatti all'inizio della puntata, c'è il numero di telefono, c'è il sito www.museodelcalcolatore.it. Contattate il museo per le escursioni e per quant'altro vi viene in mente, contattatelo. Mangiate tanta frutta, rimanete idratati, non uscite nelle ore più calde e se proprio non ce la fate, voi vecchietti come me dovete andare al centro commerciale. Lo sai, le solite raccomandazioni, dai, tanto li sentite ovunque, quindi voglio dire, iscrivetevi al gruppo Telegram dei Vintage People, che siamo sotto scacco per via dell'estate e delle vacanze, ma poi a settembre si riparte col turbo. E un grazie grazissimo ai sostenitori di Ko-fi, in particolar modo a Fabrizio Macaluso per i suoi recenti caffè. Grazie, grazie, grazie Fabrizio. Ci risentiamo per la prossima estrateca, la quinta estrateca dedicata a E.T. Ragazzi, l'argomento è spinosissimo, è complesso e contorto, ma io arriverò alla meta. Basta soltanto che abbiate pazienza e ce la facciamo a concludere l'estrateca entro la fine di agosto. Intanto divertitevi, fate il bagno, godetevela. Buona estate 2023. Ciao a tutti.